Ciao Damiri, come state? Allora, eccoci qua con un'altra mini video lezione. Probabilmente farò più lezioni magari suddivise su video un po' più brevi perché il caricamento poi diventa difficile. Allora, come avete visto stamattina sono stati consegnati ai vostri genitori sia i vostri libri che una serie, un malloppino di lavori. Allora, questi lavori, mi raccomando, come vi ho già scritto nel post, non dovete farli subito, anche perché necessitano di una spiegazione. Per cui man mano ogni maestra vi manderà e vi dirà, o tramite video o tramite post, quando e come fare le cose. Quindi non vi preoccupate se vedete tante cose, non le dovete fare tutte insieme, non le dovete fare da soli, dovete seguire le nostre indicazioni come facciamo sempre a scuola. Però mi raccomando, non lasciateli indietro, perché comunque, come vedete, ogni giorno viene postato del lavoro, come se fossimo a scuola, vi ripeto, perché comunque per noi sarebbero giorni normali. Allora, per quanto riguarda la lezione di oggi, riguarda geografia, perché comunque noi di solito avremo geografia. Allora, prendete pure, se avete in giro il vostro lapbook sulla collina. Allora, nel materiale che vi ho dato troverete materiale sia dell'lapbook della collina che già materiale per il lapbook della pianura. Ecco, vi chiedo quello della pianura per cortesia di metterlo da parte, compreso il cartoncino verde. Il cartoncino verde è proprio per costruire il nostro lapbook della pianura. Allora, per quanto riguarda invece dove eravamo arrivati noi avevamo. Questo era il nostro lapbook, avevamo incollato il nostro glossario e l'orografia, dove dentro troviamo la formazione, giusto? E tutta la descrizione della formazione delle colline. Allora, vi chiedo di aggiungere, ah, questo l'avevamo già aggiunto, vi chiedo di aggiungere invece da questa parte, allora, ho scritto clima in collina. Faccio una freccina che scende, mite, cosa vuol dire mite? Già lo sappiamo, ne abbiamo discusso più volte, quindi è un clima che non è né freddissimo né caldissimo, è un clima di temperatura abbastanza confortevole, abbastanza calda nei momenti in cui deve essere calda e fredda nei momenti in cui deve essere fredda, no? Quindi infatti sotto io ho riportato e poi riporterete anche voi scritto, estati calde e secche. Inverni freschi. Allora vi consiglio di mettere uno stop al video man mano che facciamo i pezzettini, di modo che voi non rimanete indietro, perché io purtroppo non avendovi qui non posso aspettare i tempi vostri. Quindi man mano che noi facciamo questo, completiamo, voi vi mettete uno stop, completate con calma il vostro lavoro. Ok, allora fatto questa parte. Andiamo invece a formare, se vedete tra i vostri fogli ho messo questa schedina che è, voi sapete bene che cos'è, è la nostra busta. Allora, in alcuni purtroppo la fotocopiatrice non mi ha fatto, vedete questa riga che manca. Voi mettete il vostro righello, puntate sopra e sotto con una matita, tracciate la linea, così poi potete tagliare bene il contorno dritto. Non mi soffermo sul montaggio della bustina perché lo conoscete benissimo. Sapete che il tratteggio sono le pieghe, sapete che invece va ritagliato solo il contorno. Montata la bustina, mi raccomando, la colla solo sulle alette, mi raccomando, ricordatevi questa cosa qui perché altrimenti la busta non la trovate tutta appiccicata, non ci combinate più niente. Allora, montata la bustina, sopra questa bustina andiamo a scriverci flora e fauna, perché qui dentro andremo a inserire le immaginette della flora e della fauna. E quali sono? Sono quelle di questa scheda che vi ho fatto. Aspettate pazienza un attimo. Eccoci, allora sono quelle di questa pagina che io vi ho fotocopiato.
spero che la vedete. Voi avete la schedina. Il titolo della scheda è Piante e animali della collina. Se voi osservate bene la scheda, da prima parte è un testo dove dovete ricavare le informazioni da inserire invece qui sotto nelle immagini. Nella prima fascetta dovremo inserire tutti i nomi della vegetazione che fanno parte della collina. Nelle seconde, nelle altre due righette, dobbiamo inserire i nomi degli animali che fanno parte della collina, subito sotto dove ci sono i tratteggi. Una volta che voi avete inserito i nomi sia della vegetazione che degli animali, tagliate ogni riquadro insieme al suo nome, ovviamente lasciatecelo, sia della flora che della fauna, e li andiamo a inserire nella nostra bustina flora e fauna. Ok? Una volta fatto questo lavoro, andiamo a prendere la nostra bustina, prendiamo la colla, mettiamo la colla sul retro, ok? E andiamo a mettere la bustina sotto, qui, sotto all'orografia, ok? Tutto chiaro? Ok, benissimo. Finito questo lavoro, concludiamo con la cartina dell'Italia. Vedete che ne avete due, non ho sbagliato a mettermi dei due. Una è per la collina e una invece è per la pianura. Quindi cominciate a tagliarne via una. Allora, vi allegherò a questo video una cartina dove già sono colorate le colline. Ovviamente, se dovessimo fare una cosa più precisa, dovremmo prendere la carta lucida. Ma non avendo adesso qui il materiale per farlo, ci arrangiamo come possiamo. Allora, andiamo a colorare le parti della collina, ovviamente di marroncino chiaro o di giallo, utilizziamo il suo colore, seguendo quella che vi ho messo in allegato, oppure qui vedete sempre la mia, che è molto simile. Allora, una volta che avete colorato, andiamo a inserire le colline un po' più importanti, non è che le altre siano meno importanti, cominciamo a impararne qualcuna, perché sennò veramente l'elenco è molto lungo. Allora, cominciamo a inserire il Monferrato, qui nella parte del Piemonte, ok? Le colline della Brianza, che sono le nostre, vicino a noi, poi i Monti Berici, qui, dalla parte del Veneto. Ok? Comunque nella cartina che vi allego li vedete tutti, Non fatevi problemi strani, li vedete tutti. Poi abbiamo le colline del Chianti, le Metallifere, i Colli Lepini, le Murge, ok? Poi le altre non è che non le andiamo a inserire perché non sono importanti. Le vediamo poi con calma, voi non vi preoccupate. Una volta che avete fatto questo lavoro, prendete il vostro lapbook, prendete la vostra colla, mettete la colla dietro alla nostra cartina, ok? E la andiamo a incollare esattamente sotto, tra la prima e la seconda aletta, ok? Quindi, dove qui sopra abbiamo il glossario, qui di fianco avevamo scritto, quando eravamo a scuola, altitudine da 200 metri a 600 metri, qui sotto inseriamo la nostra Italia. Così questo lapbook adesso risulta completo, quindi se voi lo chiudete trovate, allora, la vostra copertina dietro, poi il vostro disegno della collina, aprite la prima aletta di sinistra, trovate l'altitudine, trovate il glossario e la visuale delle colline in Italia. Dall'altro lato invece abbiamo, come sempre, l'orografia con l'origine delle colline e la definizione. Qui sotto trovate flora e fauna, mi raccomando, inserite dentro tutti i nostri pezzettini. E qui di fianco il clima che abbiamo scritto prima. Studiatelo, mi raccomando, di modo che quando torniamo ne lo riprendiamo e mi sapete un po' parlare della collina. A breve vi manderò invece il resto del lavoro. Poi troverete insieme un'altra scheda sulla collina che riguarda il podere. Leggete bene la scheda, di cosa si tratta, ok?
che cos'è un podere, giusto per sapere anche queste definizioni. Mi raccomando, fate, leggete, completate questa scheda che vi ho inserito. Buon lavoro a tutti quanti. Se avete come sempre qualche domanda, qualsiasi cosa, anche sia inerente alla scuola che non inerente alla scuola, sapete il nostro indirizzo email, il mio indirizzo email, potete scrivere nel blog, non vi fate nessun tipo di problema a farlo, perché anzi sono molto contenta che alcuni di voi abbiano mandato il proprio schema, piuttosto che mi abbiano scritto comunque nella mail, così almeno vi sento un attimo e sembriamo un po' tutti più vicini così. Un grosso saluto a tutti quanti, a voi e alle vostre famiglie, e a presto con la prossima lezione. Ciao ciao!